fogli colorati di due tonalità, una più chiara e una più scura. Un foglio bianco per realizzare la sagoma, una matita, nastro adesivo e le forbici. Piego il foglio bianco in questo modo, nel lato più corto. Questo è un lavoretto divertente, veloce da fare con i bambini. Utilizzo questa parte qui, quindi risultando a metà, traccio una linea e provo a realizzare un orecchio. L'altra. Ritaglio. Ecco qua la fascettina. Utilizzo la sagoma. Piego il foglio. Appoggio la sagoma e ritaglio. Abbiamo fatto la prima fascetta. Adesso prepariamo degli ovali da inserire all'interno dell'orecchio. Circa così dovrebbe bastare. Piego a metà. E ottengo direttamente due ovali. Che incolleremo all'interno dell'orecchio. Lo ripetiamo anche in altri colori, in modo che così avremo una tavola bella colorata e allegra per Pasqua. Ora ti faccio vedere come utilizzarlo. Prendo il tovagliolo, lo piego, capovolgo la sagoma. E vado a incollare, lo fisso con il nastro. Lo rigiro. E inserisco le posate. Ecco qua, il lavoro è fatto. Ciao!